Astratto Rosso e altri fogli inediti di Paolo Vinti è una rivista particolare edita da Emergenze. L'edicola 518 è il posto dove potrete trovare questa rivista ed è anche l'organizzatrice di questi giorni in giardino, di questi incontri in giardino. Per parlare di politica, di storia, di filosofia, in questa fetta di Perugia che estremità va tra Corso politiche. Però Cavour arrivando a quel e le versante là, in scalette realtà di Sant'Ercolano. L'edicola questo tipo di 518 dibattito, è adesso lì. questo ragionamento E su una poco più sequenzialità accanto dall'alcolemico c'è anche la libreria, la sede storica della 518. Una Per rivista per esempio, secondo me, una ricordare storiella Paolo che è Vinti e i suoi emblematica scritti inediti. dell'arte Scritti portale, inediti che sono appunto, proprio raccolti in un perché modo c'era un modo particolare, di ma sarà poi Antonio Brizioli che cura questi appuntamenti nel giardino con tante persone che vengono ad ascoltare, che vengono a testimoniare l'interesse per quello che viene raccontato. Già. Perché in mezzo a questo che è il giardino si ritrova una sorta di anima perduta, di un'anima che ci siamo dimenticati. E allora Emergenze presenta questa pubblicazione curata da Raffaello Chiarioni, che l'ha impaginata, con l'autore che è lo stesso Antonio Brizioli che ci ha messo le mani. E poi c'è anche Roberto Monicchia insieme a Renata Rossetti, che sono due amici che forse probabilmente sono coloro che hanno sentito più la vicinanza di Paolo Vinti a 10 anni dalla sua scomparsa. Si è parlato anche di Paolo Stracivarius, E poi che Paolo, insomma, è stato ispirava uno questo che ha dei scritto, no? poeti Così contemporanei della nostra città, quel clima lì dei è quello che memorabili ti punti arriva di nell'articolo incontro che tra poi ho poesia e fatto rivoluzione che ogni tanto l'editoria Allora, riesce a creare. È un nel, modo quello per che stare ti credo insieme di e poesia è per che Paolo raccontarsi, rappresenta per un dare uno sguardo a quello che è il mondo di oggi, con l'occhio di quello che di era quella dei il mondo surrealisti, di per ieri, esempio, di cui di non quello parlo che abbiamo nello perso scritto, ma e di almeno quello che nello non spoiler, che riusciamo peraltro più a questo, trovare. i surrealisti E alla allora fine la erano parola, lo dei stare poeti. insieme, aiuta a fare questo, a trovare quella sorta di intimità, di unione, di consenso per quello che è la cultura, per quello che è la storia, per quello che è il bello. E così ne esce un giorno per ricordare Neanche mettersi Paolo d'accordo, Vinti, insomma, ci cioè con siamo questi naturalmente scritti divisi inediti i che sono compiti, stati nel senso che raccolti Roberto, per che di farne Paolo è una stato un amico pubblicazione. e E la compagno pubblicazione di non era facile numerose pensarla avventure, e raccontarla. battaglie, eccetera, E eccetera, allora Antonio Brizioli ha sceglie di contestualizzato, no, la figura di Paolo all'interno di impacchettarla tutta una come serie sottovuoto per non di fermenti, essere di persa, per non narrazioni, di sentimenti, di andare perduta, e come così se via il cantando, tempo non fosse cantando che capace possiamo avere di passione, sfiorarla passione minimamente che io nel faccio suo fuori, modo devo di iniziare a essere cantare, no, passato. ci devo passare perché Ma ci è lui devo aprire la stesso che ci cassa perché ci racconta devo passare come per è forza, nato questo però impacchettamento. nasce perché avevamo questi 41 fogli inediti sparsi di Paolo Vinti che ci ha dato la sorella Barbara. E li abbiamo messi, riproposti fedelmente, in più abbiamo fatto un libricino rosso, nel senso che su carta rossa, di inediti, e non cercavamo un modo anche originale di tenerli insieme, nello stesso tempo bello a livello estetico, e così ci è venuta l'illuminazione di andare alla metro, prendere i sacchetti del sottovuoto, quelli proprio da macellai o comunque da ristoratori con cui si mette sottovuoto il cibo. E con una macchinetta sottovuoto attraverso una giornata di lavoro l'abbiamo messi tutti quanti sottovuoto, non tutti in realtà, la metà, poi abbiamo diviso il lavoro in due e in realtà siccome era Natale, quindi i macellai erano a pieno regime, ce l'ha prestati un amico che fa questo anche diciamo per hobby.
e quindi se trovate delle tracce di carne all'interno della rivista, insomma, abbiate pazienza. La salsiccia è in compresa nel prezzo. Esatto, esatto.